Mi chiamo Piersanti Mattarella, nacco il 24 maggio 1935 a Castellammare del Golfo, in Sicilia. Sono, o almeno ero un politico, e sono stato ucciso all'età di 44 anni dalla mafia. La mia vita è semplice, ma anche piuttosto travagliata. Sono cresciuto con istruzione religiosa e ho studiato a Roma presso San Leone Magna. Forse, come molti sanno, sono fratello maggiore di Sergio Mattarella, l'attuale presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015, e sono anche padre di Maria e Bernardo Mattarella. La prima parte della mia vita la dedicai all'Azione Cattolica e successivamente iniziai una carriera politica nella Democrazia Cristiana. Sono anche diventato assistente ordinario di diritto privato presso l'Università di Palermo. In seguito, nel 1967, fui eletto deputato all'Assemblea regionale siciliana e per i 4 anni successivi feci parte della Commissione legislativa regionale, della Giunta per il Regolamento e della Giunta per il Bilancio. Il 9 febbraio 1978 fui eletto da LARS come presidente della Regione siciliana con 77 voti su 100. Poi ci troviamo nel 1979, quando decisi di formare un secondo governo, perché quello precedente cadde a causa del Partito Comunista. Ho passato buona parte della mia vita a lottare contro la mafia. Dopo l'uccisione di Moro, iniziai a temere anche per la mia incolumità. Casa nostra è sempre più potente e non intende fermarsi. Il 9 marzo 1979, uccisa a colpi di pistola Michele Reina. Io reagì chiedendo unità nella lotta alla criminalità organizzata. Qualche mese dopo invitai in Sicilia il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, per far sì che egli testimoniasse la solidarietà dello Stato verso una terra che continua la sua lotta contro la criminalità. Ero sempre più preoccupato e confidai ai miei più stretti collaboratori di avere la sensazione che nell'immediato mi sarebbe accaduto qualcosa di brutto. Era il 6 gennaio 1980, domenica mattina, in Via della Libertà a Palermo. Non appena entrai in macchina, ricordo ancora che ero una Fiat 132 insieme a mia moglie, i miei due figli e mia suocera per andare a messa. Un sicario si avvicinò al finestrino e mi bloccò a colpi di pistola. Durante il processo però arrivano le testimonianze di alcuni pentiti di mafia, come Tommaso Buscetta, che fanno cadere la pista estremista. 15 anni dopo il mio assassinio, nell'aprile 1995, arriva la prima sentenza. Questa indica come mandanti alcuni boss di Cosa Nostra, quali ad esempio Totò Riina, Pippo Calò e Bernardo Provenzano, tutti condannati all'ergastolo. A 40 anni dall'accaduto sono ancora molti dubbi sul mio assassinio. Non si è mai saputo infatti chi abbia effettivamente sparato, così come non si è mai stabilito se la politica locale e i centri di potere deviati siano stati o meno complici. Il mio processo durò molti anni. Nel 1995 vennero condannati all'ergastolo 6 boss mafiosi. Durante il processo mia moglie testimone oculare dichiarò inoltre di riconoscere l'esecutore materiale dell'omicidio, ossia Giuseppe Valerio Fioravanti, ma la sua testimonianza e le altre contro di lui non furono ritenute abbastanza attendibili. Oggi ricordiamo Piersanti Mattarella perché è una delle vittime della mafia che ha sacrificato la propria vita per quella altrui. Ad oggi la mafia purtroppo è ancora molto presente e ricorderemo sempre, non solo in questa giornata, anche se simbolica, tutte le vittime della mafia e chi ne ha pagato con la propria pelle la lotta contro di essa.